Quella fosse inquieto. Dopo la missione su Mustafar non sa più a chi deve la sua fedeltà. All'Alto Consiglio Jedi, che gli ha chiesto di mentire a Ventress e di uccidere Dooku. All'amico Kenobi, che l'ha suggerito per quella missione. Oppure a Ventress, che l'ha salvato e gli ha protetto le spalle più di una volta. Non riesce più a vivere con questa inquietudine, con queste menzogne verso la giovane, e rivela a Ventress di essere un cavaliere Jedi. Ed eravamo arrivati lì, aspettando la reazione della donna, che non è sorpresa. Risponde, lo so. E questa è bella perché è una citazione per l'appunto, episodio 5, l'impero colpisce ancora, Han Solo che risponde, lo so, al ti amo di Leia. Qui la stessa cosa, Ventress, lo so che sei un Jedi. Non sono mica stupida. Ti ho visto fare le cose che fai, ho notato alcune stranezze, ok? Ho chiuso un occhio, ho fatto finta di niente. Ti ho chiesto come hai fatto a prendere il blaster di quell'uomo su Coruscant nei sobborghi. Mi hai risposto, mi sono avvicinato. Non sono stupida. Ho capito, anche su Mustafar. Avete fatto un salto, tu e Vram sareste morti entrambi. Ma guarda caso, ti sei salvato. Ho capito che sei sensibile alla forza. La cosa che non ho capito, perché mi hai avvicinato? Perché tutta questa messa in scena? E allora Voss le racconta tutto. L'Alto Consiglio Jedi vuole uccidere Dooku perché non ne può più di questa guerra. Questa guerra che va avanti da troppo. Ormai Dooku è arrivato anche a uccidere civili. E l'unica soluzione che hanno, per l'appunto, è chiedere l'aiuto di Ventress. Ovvero lui è stato inviato per questa missione sotto copertura per avvicinare Ventress e insieme sconfiggere il Conte. Ucciderlo, toglierlo di mezzo una volta per tutti. E Ventress, nel sentire questa cosa, è sorpresa. L'Alto Consiglio dei Jedi che vuole uccidere Dooku. Questa è nuova. Non l'avrebbe mai pensato. Non è una cosa da Jedi. Non è una cosa dell'Alto Consiglio. Sono messi male per arrivare a questa decisione. E Ventress se ne rende conto. Loro che rappresentano la luce, la giustizia, che dovrebbero proteggere e al massimo incarcerare, hanno orchestrato un omicidio. Non è una cosa da tutti i giorni, e lo dice a Voss. Non sei pronto. Ho capito essere un Jedi atipico come sei tu, ho capito essere un cacciatore di taglie, ma le taglie che abbiamo preso, tu hai visto una caccia abbastanza pulita. Diventare da un Jedi atipico a un cacciatore è una cosa, diventare da un cacciatore di taglie a un assassino a sangue freddo è tutt'altra. Ma Voss dice di essere assolutamente pronto. Pur di raggiungere l'obiettivo, è pronto a rinunciare ad essere un Jedi, è pronto ad essere addestrato da Ventress. Lei però di nuovo lo ferma. No, tu non sei pronto. Sei troppo emotivo. Quando la famiglia Krim è stata attaccata dal sole nero, tu eri distrutto. E Voss giustamente dice, sì, ma noi Jedi possiamo provare emozioni. È normale essere distrutti. Pensiamo anche per l'appunto a Obi-Wan Kenobi che è distrutto per Anakin, a Yoda che arriva al Tempio Jedi, vede gli Youngling ed è distrutto dalla caduta dell'ordine. Loro possono provare emozioni, però dovrebbero distaccarsi, la loro un'empatia generica. E Ventress però gli fa notare, va bene, i Jedi possono anche provare delle emozioni, ma non credo che tutti vadano al bar a ubriacarsi, a sfogare il dispiacere nell'alcol. Perché è quello che fa Voss. Voss, quando c'è qualcosa che lo turba, lo sconvolge, va al primo caff bar che c'è, ordina da bere e continua a scolarsi uno dopo l'altro i bicchierini. Ventress non vuole che Voss sprofondi nell'oscurità, ma l'uomo continua a ribattere che lui vuole finire questa guerra. E c'è questo battibecco. Sì, ok, possiamo finire questa guerra, ma non è il modo. Ventress è caduta al lato oscuro. È stata ghermita. Ne è uscita, ce l'ha fatta. Ma sa quanto è duro quel sentiero, sa dove ti porta, ti corrode dentro, ti distrugge. E Voss, lo sappiamo, lei mi attratta. Lo vede sorridente, positivo. Non vuole che quest'uomo cambi e cerca di fermarlo. Quali sono le tue motivazioni? Perché vuoi perdere tutto, vuoi autodistruggerti per uccidere il Conte? E Voss allora si lascia andare. Il conflitto, da quando è iniziato nel 22 BBY, ha privato l'ordine Jedi di tutte le risorse. Una vittoria lì, una sconfitta là, muoiono civili, i cartelli criminali crescono. E i Jedi che cosa fanno? Niente. Si preparano a rispondere alla prossima crisi.
perché sono troppo pochi, perché anche l'esercito di cloni non è così vasto. Quindi li chiamano su questo pianeta, si spostano, vanno lì, schierano le truppe, vincono, perdono, andranno da un'altra parte. I resti della guerra rimangono lì. Non va bene così. I Jedi sono custodi della pace, non generali. Dovrebbero quindi servire la luce, non combattere battaglie. E Vos è convinto che uccidendo Dooku, ecco che torneranno ad essere ciò che erano, ad essere custodi della pace e non generali. Potranno fare la differenza nella galassia, ma adesso, con il conflitto, non è possibile. Per questo lui deve uccidere Dooku, per questo è pronto a tutto pur di farlo. E Ventress è colpita. Forse i Jedi potrebbero tornare a rappresentare il bene e la galassia potrebbe tornare ad essere serena. Ma la donna è ancora titubante. Non è sicura di addestrarlo. Ci penserà. Allora Vos torna per l'appunto al Caff Bar in cui di solito incontra Kenobi. Kenobi è sempre al tavolino, sempre lo stesso, incappucciato, che si mimetizza tra i cacciatori di taglie e lo aspetta ogni giorno alla stessa ora. Vos è in ritardo. È da Vos essere in ritardo, però questa volta è un po' più in ritardo. Kenobi aspetta un'ora, un'ora e mezza. Dopo due ore finalmente arriva l'uomo. Guarda l'amico Kenobi e non gli rivela tutto. Non gli dice che lui ha detto tutto a Ventress. E quando Kenobi per l'appunto cerca di capire, ma spiegami un po' cosa è successo. Ma guarda, abbiamo parlato, siamo soci, siamo cacciatori di taglie insieme. Lei non sa niente, non sa che sono un Jedi, ma l'ho convinta a uccidere Dooku. Ventress ha ancora dei contatti tra i separatisti, quindi un infiltrato ci dirà presto dove trovare Dooku, come avvicinarlo, e faremo un lavoro sporco. Kenobi, per l'appunto, è colpito. Ah, quindi ce l'hai fatta, bravo, ti sei infiltrato, la missione procede bene. Però, attento, mi raccomando, attento a quella donna. E dicendo queste parole, Kenobi nota un'espressione in Vos atipica. Per quanto il Jedi sia particolare, Kenobi nota che c'è qualcosa che non va. Forse un attaccamento che Vos sta provando per Ventress, ma è ancora una sensazione, quasi un brivido, che percepisce leggero leggero, e allora lo mette in guardia. Ventress è un'abile manipolatrice. Lei ti sta usando per uccidere Dooku insieme. Poi però al primo momento, attento perché ti pugnala alle spalle. E Vos, sorprendentemente, non dice nulla. Poi si alza, lo saluta e aggiunge: finora è sempre stata leale. Non mi ha mai tradito ed io mi fido di lei. Torniamo quindi da Ventress, da Vos. Finalmente Ventress si è convinta ad addestrarlo. Se proprio l'unica cosa che può fare è passare al lato scuro, sarà lei a farlo. E dov'è che andranno ad apprendere i segreti dell'oscurità? Su Dathomir, il pianeta di Ventress. E arrivati, la donna gli racconta la sua storia. La storia di una bambina e del suo clan, che era troppo povero ed era stata costretta a venderla a questo criminale di guerra come schiava. Ma questo padrone era gentile con lei. L'ha cresciuta come una figlia. Era ancora molto piccola, però, quando l'uomo fu ucciso da alcuni predoni Wiquai, e lei fu salvata dal cavaliere Jedi Kinarek, che era lì su questo pianeta. E lui ha notato che questa bambina era sensibile alla forza e ha cominciato ad addestrarla per 10 anni. Vos, nel sentire che lei è stata addestrata come un Jedi, rimane sorpreso. Ah, ma quindi anche tu hai avuto un addestramento uguale al mio? Sì, ero sul pianeta Ratatak. E lì eravamo in pochi, io e il mio maestro a proteggere i civili. Per alcuni eravamo eroi, per altri nemici. E qui sorge una domanda che molti mi avete fatto. In quanti Jedi sapevano che Ventress era una di loro? Non tanti. Non tanti, perché lo vedremo andando avanti. L'Alto Consiglio tiene nascoste molte più informazioni di quanto pensassimo. Addirittura Vos, tra poco, dirà una cosa insospettabile, cioè che l'Alto Consiglio gli ha tenuti nascosti alcuni indizi, alcune cose sulla morte del suo mentore. Quindi, queste informazioni più segrete sono celate. L'Alto Consiglio sicuramente sapeva che Ventress era una Padawan di Narek, ma era nel loro esterno,
in questo pianeta per loro neanche troppo importante, quindi hanno ignorato. E infatti quando poi sono tornati i predoni e hanno attaccato, per i civili loro due erano eroi, per i predoni che venivano scacciati erano dei malvagi da sterminare. Sono arrivati e hanno ucciso il cavaliere Jedi, il maestro di Ventress. Lei, in quel momento, ha giurato vendetta e li ha sterminati uno a uno, esattamente come Anakin ha sterminato i predoni Tusken in episodio 2. E alla fine non c'era più alcun predone, non c'era più alcun signore della guerra, ma non c'era più neanche una Jedi. Ventress era adirata con l'Alto Consiglio, che non le aveva aiutati. Lei e il suo maestro avevano chiesto aiuto, supporto. L'Alto Consiglio se n'era fregato, non ha mandato mai nessuno. E quindi cosa ha fatto? C'era un posto vacante tra i predoni, si è decretata signore della guerra in quello spazio remoto della galassia. È in quel momento che Dooku l'ha notata. Era un signore della guerra, una donna forte di Dathomir. Dooku era molto affascinato da questa popolazione, cercava un apprendista. Guarda caso, lei era addestrata alle vie della forza, era sensibile, molto forte, usava una spada laser. Vieni, diventerai mio apprendista, diventerai una Sith. E Ventress in quel momento pensava di aver trovato se stessa. Si è fatta corrompere dal lato oscuro, ha servito il conte come se fosse sua figlia, come se fosse quasi una compagna di vita. Ma il conte l'ha solo usata. E nel momento in cui lei è diventata troppo forte e Darth Sidious ha dato l'ordine di ucciderla, lui l'ha lasciata morire. Lei si è salvata. È tornata su Dathomir, dalle sorelle della notte, da madre Talzin, e per due volte ha provato a uccidere il conte. La prima volta con due sorelle, la seconda volta per l'appunto con l'inganno di Sabazo Press, e lì tutta la storia di Darth Maul. Anche lì hanno fallito. E Vos sta ascoltando con attenzione la storia di Ventress e capisce. Ah, quindi l'arco che porti sulla spalla l'hai preso qui. In quel momento però involontariamente lo tocca. E la psicometria per l'appunto fa rivivere in Vos dei ricordi, ma non è che li rivive e basta, no, sente, percepisce, e percepisce sia i suoni che il dolore, e quindi Vos vede in quel momento l'attacco di Grievous per ordine di Dooku alle sorelle della notte, quell'attacco su Dathomir che abbiamo visto nella serie animata, e prova tutto, è distrutto. Vos prova angoscia, è stremato, è a pezzi. E racconta per l'appunto a Ventress del suo potere. Guarda, io ho un dono particolare, la psicometria. Se tocco un oggetto e mi concentro, posso percepire qualcosa. E ho visto quella notte. Ho visto dei morti attaccare i droidi. Sì, le nostre sorelle morte vengono per l'appunto messe in dei baccelli e loro rimangono lì, in uno stato tra il cielo e la terra. E quella notte combatterono insieme a noi contro i separatisti. Ma io non so più invocarle. Quel segreto è andato perduto con madre Talzin. Quindi le mie sorelle sono perse per sempre. E Vos è dispiaciuto, è addolorato. Lo dice. Ma Ventress lo rimprovera. Se vuoi passare al lato oscuro, non devi più dispiacerti. Trasforma questo dispiacere in odio, in disprezzo per Dooku. Lui ha fatto questo. Tu devi portare questo odio contro il conte. È così che lo ucciderai, non con il dispiacere. Se provi dispiacere per me e per madre Talzin, magari lo proverai per Dooku, che lì supplicante ti dirà non uccidermi. Che cosa farai a quel punto? Lo lascerai vivere perché la tua empatia da Jedi ti impedirà di farlo? Devi superare questo scoglio e devi farlo adesso, con la prima prova. Ventress inizia a prendere un serpente dalla vegetazione. Lo attira a sé. È un serpente innocuo. Comincia a giocare con lui, a farlo volare. Il serpente comincia ad attorcigliarsi. E lei, man mano, mentre racconta di Narek, il suo maestro, comincia a prendere l'odio, a ghermirlo e a strozzare lentamente il serpente, che si divincola a mezz'aria. E lei spiega a Vos che i Sith
riescono ad arrivare grazie all'odio ad alcune abilità dei Jedi considerate non naturali. E anche questa è una citazione a Palpatine, episodio 3, il discorso per l'appunto all'opera tra lui e Anakin Skywalker. Abilità che il lato oscuro può portare, ma che i Jedi considerano non naturali. È forte, mentre in questi capitoli citerà molto spesso gli altri episodi per l'appunto cinematografici. E questo è uno di quelli, perché per Ventress i Sith hanno capito una cosa, è l'odio che porta al potere supremo. Però devi saperlo controllare, perché se ti fai ghermire dall'oscurità, allora sei cieco, non riesci più a far niente, sei schiavo del lato oscuro, no, devi stare in equilibrio. E Vos rimane ad ascoltare e capisce Ventress. Capisce che cosa abbia significato la morte di Narek per lei, perché anche lui ha perso il suo maestro, il maestro Tolmer. Erano grandi amici, per appunto lui era stato cresciuto da questo maestro e poi, una volta diventati adulti, facevano alcune missioni insieme. È iniziata però la guerra dei cloni, e dovevano combattere fianco a fianco quel giorno, ma l'Alto Consiglio decise di no. No, Tolmer da una parte, Vos in un'altra missione, sotto copertura. Lui ha rimorso di averlo abbandonato. Avrebbe voluto essere insieme a lui a combattere. E invece no. Tolmer è morto in quella battaglia. Ma non sa come sia morto. L'Alto Consiglio non gliel'ha mai detto. Semplicemente gli disse: il maestro Tolmer è morto in azione. Non possiamo darti maggiori informazioni. E Ventress qui si tradisce. Nel sentire il nome di Tolmer, la battaglia, aggiunge: mi ricordo di quella battaglia, di quello scontro. E Vos ha una reazione strana. Tu eri lì? Eri presente? No, non c'ero. Sta mentendo. È stata lei a uccidere Tolmer. Dooku lo uccise. Se ne vantò poi con me e tenne la spada di Tolmer come trofeo. So che ce l'ha nel suo palazzo, in un armadio. Però io non ero lì. Per Vos è abbastanza. Si fida della donna, si fida di Ventress. E in più le ha detto delle cose che non sapeva. L'Alto Consiglio non gli ha mai detto queste cose. Pensava che la spada di Tolmer fosse nel Tempio Jedi. E invece c'è la Dooku. È arrabbiato contro Dooku, che all'apparenza ha ucciso il suo maestro, il suo amico. Ma anche contro l'Alto Consiglio, che non gli ha mai detto nulla. Gli disse solamente: è morto in battaglia. Come? Raccontatemi. Non possiamo dirtelo. Perché? Sono maestro. Sei troppo attaccato. I tuoi sentimenti potrebbero offuscarti. Ti basta sapere che Tolmer si è unito alla forza. E non è la risposta che vuoi sentire quando perdi una persona cara, quando perdi una persona a cui sei fortemente legato come un maestro. E questo pensiero fomenta in Vos l'odio, dei sentimenti di rabbia, che Ventress lo invita a seguire. Liberali. Usa quest'odio. Ma Vos è un Jedi, è trattenuto. Allora Ventress gli si avvicina, lo abbraccia. Gli dice che ci sono molte emozioni che i Jedi l'hanno obbligato a sopprimere, ma di lasciarsi andare. Si avvicina talmente tanto che i due si baciano. È un lungo, appassionante bacio amorevole.